piazza Treviso con striscioni e cartelli, e domani il flash mob, le categorie luci accese nelle attività ma senza far entrare i clienti nel rispetto delle norme anti-Covid. Ma c'è anche chi decide di aderire all'iniziativa di protesta nata sul web e domani aprirà il proprio locale dopo le 18 anche ai clienti, il caso di Elison, titolare di due bar a Montebelluna e Castelfranco. Intanto il prefetto Laganà avverte controlli e sanzioni per chi viola le norme, le regole servono a tutelare la salute dei clienti. Vaccini, ZAI, arrivate le dosi Moderna, saranno destinate a ultra ottantenni e malati oncologici, ma se arriverà l'ok ad AstraZeneca vaccineremo tutti entro giugno. Dopo lo strappo di Renzi, partiti alla ricerca di una soluzione, Conte da Mattarella, intanto il PD cerca i responsabili, il centrodestra, noi siamo pronti a governare, cittadini divisi sul voto. Duro attacco sui social nei confronti del vescovo di Treviso dopo l'appello ad eseguire il vaccino anti-Covid, Monsignor Tomasi nel mirino dei Novax, solidarietà unanime. Iniziate le pulizie nell'area dell'ex caserma Salsa, qui dove, dice il sindaco, troverà spazio anche uno studentato per gli universitari iscritti a Treviso. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Flash mob questa mattina in Piazza dei Signori, baristi e ristoratori gridano tutta la loro rabbia, servono i ristori, stiamo morendo, dicono. Poi l'incontro con il prefetto e domani due le manifestazioni, da una parte Veneto Imprese Unite e Confcommercio, che apriranno i loro locali solo simbolicamente tenendo accese le luci, che invece ha aderito all'iniziativa web Io Apro e farà entrare anche i clienti. Ma vediamo la protesta in Piazza dei Signori questa mattina. Eccoli in piazza, ristoratori, esercenti ma anche commercianti uniti per far sentire la propria voce, quella disperazione di chi ormai sta combattendo da troppo tempo. Chiedono ristori, chiedono un sostegno chiaro e forte al governo. Per chiedere innanzitutto dignità, dignità nel senso che vogliamo poter far sopravvivere le nostre aziende, far mangiare i nostri dipendenti e poter portare anche noi qualcosa a casa per mettere un piatto caldo in tavola. Così stiamo morendo, ci dicono poco prima di entrare dal prefetto. Noi ci troviamo in una situazione che ormai stiamo veramente chiedendo i soldi alle famiglie, per cui le famiglie nostre stanno contribuendo per farci rimanere in vita, che il pensiero è ci conviene chiudere. Obbligati a fallire? Ah sì, il governo ormai ci porta a questo e non sappiamo più come andare avanti, quindi o abbiamo degli aiuti concreti o non sappiamo più cosa fare. I ristori non arrivano o arrivano, ne arrivano pochi? Ne arrivano pochi, ne arrivano in ritardo. Non bastano a sostenere le attività che abbiamo, non bastano a sostenere i dipendenti, non basta a sostenere il nostro mondo. Il rischio ormai è la chiusura? Sì. Domani in tutta la regione scatteranno due forme di protesta, quella di chi ha aderito all'iniziativa Io Apro e ha deciso di far entrare e servire i clienti, e loro, l'associazione Veneto Imprese Unite, che rispetteranno le disposizioni di chiusura con un'apertura solo simbolica. Aperti con noi, con lo staff, dunque i nostri ragazzi, simuleremo un servizio dove daremo appunto la prova che non c'è nessun rischio, nessun pericolo di contagio, si può lavorare in sicurezza e non essere marchiati come untori. Intanto in queste ore è in discussione il divieto di asporto per i bar, che potrebbe essere limitato solo alle bevande e agli alcolici. Il ministro Boccia avrebbe ribadito la volontà del governo di mantenere la norma per evitare i casi di movida, ma con il solo asporto noi comunque, dicono, non riusciamo a sopravvivere. L'asporto vale solo per determinati tipi di categorie, ristoranti, bar, non tutti riescono a fare l'asporto. Per esempio noi abbiamo un ristorante che fa carne, come potremmo mai consegnare una costata a domicilio cotta? Al prefetto hanno consegnato una lettera ed hanno chiesto di portare la loro voce a Roma. Abbiamo però chiesto che questa volta, oltre alla relazione, alla ricevuta della relazione, si faccia anche un po' pressante nell'esigere delle risposte. Non possiamo più aspettare, dicono, il tempo è scaduto. Ed intanto il prefetto Laganà avverte controlli e sanzioni per chi viola le norme. Domani i controlli ci saranno, le forze dell'ordine vigileranno per far rispettare le regole e il DPCM. Chi intende aprire locali ai clienti rischia di essere sanzionato, così il prefetto di Treviso. Con l'invito a non perdere la testa, capiamo che il momento è particolare, però ecco, non è certamente attraverso azioni di forza o colpi di mano, di colpi di così, di ingialzate d'ingegno che si risolve il tutto. Ecco.
Due manifestazioni, quella simbolica di Veneto Imprese Unite, che chiede di aprire ma solo ai dipendenti per dare un segnale al governo, e chi invece aderisce all'iniziativa Io Apro e servirà i clienti. Bisognerà valutare esattamente, insomma, chi la fa, di non incorrere in quelle che possono essere sanzioni, perché se vengono aperti i locali ci sarà gente oltre l'orario, non è che le forze dell'ordine possono non vedere, quindi io direi di non aggiungere danno al danno, e quindi si assumono un po' la responsabilità di quello che verrà fatto. Alla domanda se potrebbe essere al vaglio l'ipotesi di far riaprire i locali dopo le 18 in zona gialla, la risposta è chiara. È una richiesta che ci può stare, vanno valutate, ecco, perché oggettivamente i numeri che sono cresciuti in maniera esponenziale anche in questo periodo ci dicono che probabilmente ci sono anche altre fonti di contagio. E qui richiamo l'attenzione di ciascuno di noi, perché se non andiamo al ristorante perché non ci possiamo andare, ma poi facciamo le feste in famiglia, forse le abbiamo fatte in maniera non corretta, non è che abbiamo ricavato molto. E c'è comunque chi, nonostante le multe che ha annunciato il prefetto verranno comminate, ha deciso comunque di aderire alla protesta nata sul web e domani aprirà il proprio locale anche ai clienti dopo le 18. È il caso di Alison Cavallin, titolare di due bar a Montebelluna e Castelfranco. Sentiamo. Io dal 15 apro seguendo le norme vigenti, quindi distanziamento, mascherina, misurazione della temperatura. Non ho paura di multe, non ho paura di denunce. Alison Cavallin, che gestisce due bar, ha paura della pandemia ma anche di fallire per colpa del morbo. A Montebelluna ha preferito chiudere l'attività, ora le rimane questo locale a Castelfranco Veneto e la paura che possa subire la stessa sorte. Questo è il corrispettivo del 31-12, 3,30 euro, 3 caffè. La protesta nata sul web Io Apro fa prosaliti anche nella marca. Il nuovo DPCM prevede che bar e ristoranti in zona arancione siano operativi con l'unica opportunità dell'asporto, ma in barba al decreto molti titolari di diverse attività hanno deciso che terranno aperto, dando un messaggio forte al governo. La situazione è drammatica. Molto, è molto difficile sopravvivere e riuscire a far fronte a tutte le spese. Per adesso quanto avete perso? 37.000 euro. L'anno scorso in questa attività sono arrivati dal governo 4.900 euro di ristoro, una somma che per la 25enne è a malapena sufficiente per pagare i debiti con la banca. È congelato solo il finanziamento, le mie spese vive come l'affitto, la luce, il gas, quelle ci sono comunque e in più devo viverci anche. Domani questo bar sarà aperto, lei condivide questa forma di protesta? Sì, condivido, perché posso capire le difficoltà economiche che ha questa ragazza ed è giusto che lavori. La mia è una disobbedienza civile per far vedere che si può lavorare in sicurezza e che sono in grado di gestire la mia clientela in sicurezza senza diffondere il virus ulteriormente. Ciao, a domani. Ciao. Ed ora il quotidiano.stampa del presidente della regione Zaia. Arrivate le dosi Moderna che saranno destinate ad ultra ottantenni e malati oncologici, ma aggiunge Zaia, a fine gennaio è attesa l'approvazione del vaccino AstraZeneca, in questo caso saremo in grado di vaccinare tutti entro giugno. Sentiamo. Confini regionali chiusi fino al 15 febbraio, non più dunque al 5 marzo. Questa mattina nuovo confronto tra governo e regioni sul nuovo DPCM che disegnerà il paese di domani sostanzialmente fino alla primavera. Un confronto chiuso con la promessa di rivedere i dati di settimana in settimana. L'idea delle regioni è quella comunque che ci sia modo anche di fare dei tagliandi strada facendo, perché non è che possiamo pensare che una regione finisca in zona arancione e ci resti ad libitum. Nei prossimi giorni invece nuovo incontro con la conferenza del su modalità e tempistiche della vaccinazione anti-Covid. 40.000 a settimana sono i vaccini destinati al Veneto per medici e SA. Molto più esigua invece la fornitura Moderna che è destinata agli ultra ottantenni, ma la vera novità è l'approvazione attesa di AstraZeneca. C'è un dato importante che il 29 di gennaio ci sarà la valutazione per AstraZeneca. Se si apre il fronte AstraZeneca, è verosimile che noi si possa chiudere la partita vaccinale per giugno. In piena terza ondata, il Veneto conferma il calo dei contagi per il 14° giorno di fila e annuncia di aver aperto la seconda tranche di vaccini, oltre agli ultraottantenni, anche ai malati oncologici.
anziani, 350.000 in Veneto, si parte dalla classe 1941, poi a scendere. Molti saranno raggiunti dall'assistenza domiciliare. A scendere gli arriverà la lettera a casa con il giorno e il luogo dove andare. Obiettivo: creare una prima mini immunità di gregge. Sulla crisi di governo oggi il presidente Zaia oggi ha ribadito la stabilità e solidità della regione come interlocutore del governo, auspicando però che non si debba tornare ad elezioni. Io ho sempre dichiarato che le elezioni sono sanificatorie, ma in questo momento qua, cioè, immagino che se ci fossero sarebbe uno scenario veramente problematico, sia da un punto di vista di regole di sanità pubblica che per un paese che entrerebbe in un tunnel che durerebbe quanto? Un paio di mesi almeno prima di poter avere una nuova classe dirigente. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi, subito dopo parleremo della crisi di governo. E rieccoci in diretta. Ora alla crisi di governo, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il democratico Andrea Martella. La scelta di Renzi è irresponsabile, dice, e contro l'Italia. Sentiamo. Io ritengo che questa scelta di Renzi e del suo partito sia una scelta grave, irresponsabile, che non è tanto contro il governo, ma è contro l'Italia. All'indomani dello strappo di Renzi, vertice del PD al Nazareno per decidere le prossime mosse, il sottosegretario agli interni Andrea Martella guarda al Colle alla possibilità di cercare un'alternativa alle urne. Lavoreremo per fare in modo che si vada avanti con serietà e con responsabilità, verificando se ci sono le possibilità in questa maggioranza e magari con il sostegno di altre forze politiche o personalità di ritrovare lo spirito giusto e la coesione. Se non sarà così, credo che lo scenario porterà al fatto che, quando lo valuterà il Presidente della Repubblica, ci saranno elezioni politiche. Quel che è certo è che la crisi di governo rischia di rallentare, se non bloccare, misure urgenti attese dal Paese, a partire dal quinto decreto ristori, che dovrebbe portare ossigeno alle attività economiche costrette alla chiusura. Noi approveremo questa sera in Consiglio dei Ministri un decreto per favorire lo scostamento di bilancio, e cioè per avere le risorse per approvare un nuovo decreto ristori a sostegno di imprese, di lavoratori. Faremo di tutto perché però si possano approvare velocemente già la prossima settimana in una seduta del Parlamento, affinché poi si possa fare questo decreto che sarebbe il quinto decreto ristori, che metterà a disposizione, secondo quanto ha detto già ufficialmente il ministro Gualtieri, circa 25 miliardi. Intanto, le ipotesi di una nuova maggioranza o di ritorno alle urne dividono i cittadini. Io spero che ci sia un rimpasto. Non è il momento per fare votazioni in questo momento critico. A no votare, ma scherza, trovare un accordo. Andare subito a votare. Al più presto. Così non si può andare avanti. Comunque, in ogni modo, sarebbe meglio votare. È meglio che cambino però il Conte. Proviamo a votare ancora 10 mesi fa. La crisi di governo innescata, la Lega Nord con il trevigiano Vallardi si augura il voto a giugno, il centrodestra dice è pronto a governare. Intanto Italia Viva con Antonino Pipitone spiega le ragioni della scelta del partito di Renzi. Sentiamo. Conte è salito al Colle, quindi speriamo si dimetta. Sarebbe auspicabile andare alle elezioni, perché finalmente la Lega con centrodestra potrebbe andare al governo e sperare in un futuro migliore per questo paese. Noi come Lega siamo pronti, il centrodestra sarebbe pronto, c'è solo da capire quando poter andare alle elezioni. Dovevano anche pensarci prima, quando sono andati assieme al PD e 5 Stelle, sapevano benissimo con chi si mettevano assieme, ci hanno messo un anno e mezzo per capire con chi avevano a che fare. Oggi è tardi, pensare anche a ritornare assieme a queste persone e continuare questa ansia, perché questo governo è un'ansia, perché poi alla fine di programmare programmatico per il futuro non c'è assolutamente niente. Ci sono tanti interventi a spot, ma
progetti reali per costruire un futuro per questo paese ancora non abbiamo visti nessuno. Guarda, abbiamo criticato da mesi, da ottobre, novembre, il fatto che non c'è condivisione, che non c'è una visione di paese, che stanno arrivando centinaia di miliardi che noi dovremmo investire per rifare un investimento sul futuro dell'Italia, e questo purtroppo non c'è stato. C'è stato presentato una bozza sul Recovery Fund che era da mettersi le mani ai capelli. Grazie all'primo intervento di Italia Viva e di Renzi è stato molto migliorato, quindi c'erano solo per esempio 9 miliardi alla sanità e adesso ce ne sono 20. Non puoi tenere in piedi un governo solo perché c'è un'emergenza. Un governo serve se fa qualcosa di buono e di utile. Adesso c'è una campagna diffamatoria mostruosa, in parte artatamente, voglio dire, costruita dai mezzi nazionali del gruppo di Casalino, eccetera, è evidente, quindi anche comprensibile se vogliamo. Però io dico, aspettiamo qualche giorno, speriamo che si possa riprendere un cammino. 6 persone positive al virus sono state denunciate in Veneto nel corso dell'ultima settimana per avere violato il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione. Lo rende noto il sottosegretario all'interno Achille Variati. I controlli in regione negli ultimi 7 giorni sono stati 25.587. I 6 denunciati sono persone sottoposte a quarantena che, quando sono state fermate, hanno fornito false dichiarazioni alle forze dell'ordine. Si tratta di un comportamento vergognoso che non può conoscere giustificazioni e che tradisce il patto sociale di comunità e vanifica i sacrifici di molti, commenta Variati. Le verifiche in Veneto sono state questa settimana 5.000 in più rispetto alla settimana precedente. Vaccini, violento attacco sui social dei Novax al vescovo di Treviso, Michele Tomasi, ed il prefetto ha risposto: io mi vaccino. Sentiamo. Siccome intendo vaccinarmi, ve lo dico così, se qualcuno mi vuole attaccare mi metto anche, ecco, vado nello stuolo di quelli che saranno, come dire, indicati, additati come, ecco, però sì, insomma, purtroppo questo è. Così il prefetto di Treviso, Maria Rosaria Lagana, ha risposto a chi si è scagliato contro il vescovo Tomasi per le sue posizioni rispetto ai vaccini. I social hanno questa potenza di fuoco positivo o negativa secondo di come si usa. Il messaggio Novax, per carità, io ritengo che... insomma, di curarsi di suoi atteggiamenti personali, però quando c'è di mezzo la salute pubblica, io ricordo che se non ci fossero i vaccini saremmo probabilmente in via di estinzione come genere umano. Poi è chiaro che ci possono essere delle perplessità, ci possono essere dei dubbi, però ecco, credo che nessuno abbia il diritto di attaccare. Le parole del prefetto sono state chiare: la salute pubblica è la prima cosa da rispettare. Iniziate le pulizie nell'area dell'ex caserma Salsa a Treviso, preliminari all'inizio della progettazione per dare un futuro completamente diverso all'ex zona militare, dove, dice il sindaco, troverà spazio anche uno studentato per gli universitari iscritti a Treviso. Già togliendo il piazzale d'asfalto, sostituendolo con un bosco urbano, andiamo a dare un impatto molto green e ambientale importante non solo al quartiere ma a tutta la città. Confini tra Selvana e Santa Maria del Rovere. Dopo l'Eolo, l'attenzione dell'amministrazione comunale si concentra sull'ex caserma Salsa. Il sindaco Mario Conte in un post annuncia che sono iniziate le operazioni di pulizia della vasta area da poco acquisita dal comune. All'interno della struttura la vegetazione si era impossessata un po' di tutto e quindi stiamo ripulendo l'area per poi cominciare una fase progettuale molto importante che però già oggi dal primo sopralluogo mi ha dato parecchi spunti, perché gli spazi sono davvero tanti, quindi troveranno spazio realtà sportive, l'associazionismo, start-up di giovani e anche magari spazi legati alle università che stanno crescendo in città. Le idee, dice il sindaco, sono molte. L'intera caserma è stata suddivisa in 3 parti. Una parte verrà riqualificata e troverà alloggio l'Agenzia delle Entrate, una parte la Guardia di Finanza e sulla parte più a est il Comune di Treviso. Quindi questa parte che sta dietro alle mie spalle è quella che è diventata proprietà del Comune. Anche uno studentato per gli universitari che sceglieranno Treviso, quindi, oltre a spazi per associazioni e start-up e, come detto, al bosco urbano. Laddove c'era un buco nero, domani ci sarà un
un quadrante di città vivo e frequentato. Nuova unità cinofila in forza alla polizia locale di Treviso, sarà impiegato anche nei servizi stradali. La novità per Treviso è che questo cane uscirà anche con il pronto intervento, quindi ogni giorno una pattuglia di pronto intervento avrà a disposizione il cane antidroga, quindi oltre ai controlli stradali ci saranno anche i controlli antidroga. Il cane è stato addestrato per tutte le sostanze stupefacenti, quindi dalla marijuana alla cocaina, e quindi tutti quelli che avranno i controlli saranno sottoposti a questo tipo di verifica. Il comandante della polizia locale, presentando Luke, pastore olandese, la nuova unità cinofila, annuncia la novità. Il suo fiuto sarà impiegato anche in strada, non solo nelle consuete operazioni antidroga. Luke ha 2 anni e mezzo, l'abbiamo preso da un collega che prepara cani sportivi a Gorizia e l'abbiamo iniziato a preparare per l'attività di detection. Sarà operativo fin da subito Luke, scelto proprio per le sue caratteristiche. Comincerà già la sua operatività da questo pomeriggio e andremo nelle zone rosse dove c'è più spaccio e più malavita. Viabilità ora, perché la strada provinciale 635 è chiusa nel tratto che affronta il passo San Boldo per la presenza di massi che sono caduti sulla carreggiata, il movimento probabilmente innescato dal ghiaccio, dal passaggio di fauna selvatica è ancora in corso e sono in atto sopralluoghi da parte del personale della provincia. Attualmente il collegamento con il Bellunese da questo quadrante della Marca è dunque interrotto. E torniamo ora a parlare di Covid con i tamponi rapidi nel territorio del quartiere del Piave. 4 farmacie si sono unite per offrire un servizio alla popolazione. Tamponi rapidi in modalità drive-in in 4 farmacie del quartiere del Piave, Cesca di Follina, Battistella, Pieve di Soligo, Callegaria col San Martino e da Rossa Refrontolo. Grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali che hanno dato la disponibilità ed un supporto tecnico-logistico, è scattato in quest'ora il servizio a favore della popolazione. Incentiveremo anche con la pubblicità attraverso tutti i nostri canali, i nostri mezzi, affinché la cittadinanza possa rivolgersi anche alle nostre farmacie, affinché possa andare a fare questi tamponi che sono appunto previsti, anche chi ha eventualmente dei dubbi sul fatto di avere o non avere coronavirus in corpo. Insomma, è una sicurezza in più che i farmacisti hanno deciso di mettere in piedi e di dare appunto, ripeto, questo servizio a queste comunità. Farmacie che hanno fatto dal lunedì al venerdì nel pomeriggio e previo appuntamento a turno garantiranno impostazioni all'aperto l'esecuzione del tampone rapido che sarà materialmente effettuato da un'infermiera. E secondo legge regionale possono essere fatti da un operatore sanitario, in particolare noi abbiamo un'infermiera che gestisce tutte e 4 le farmacie, prendiamo gli appuntamenti e il tampone verrà fatto solamente dall'infermiera. Il costo del servizio è 26 euro, l'attività si configura come screening. Il servizio non è rivolto a coloro che abbiano evidentemente febbre oppure sintomatologia influenzale chiara, perché riconducibili ad un'alta probabilità di essere affetti da Covid-19 e oltre a questo anche a soggetti che siano in isolamento fiduciario o in quarantena per conclamata positività. Ciascuna farmacia ha previsto un gazebo all'esterno del proprio negozio o accanto al municipio. Riteniamo che questa iniziativa, che arriva in un momento di elevata circolazione del virus, possa aiutare a contenere la diffusione del morbo, spiegano, consentendo l'individuazione di potenziali casi asintomatici che potrebbero altrimenti proseguire nella loro involontaria diffusione del contagio. Candidatura di Pieve di Soligo e delle terre alte della Marca Trevigiana, capitale italiana della cultura 2022. Oggi l'audizione via web con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Dopo Ancona, Bari, Cerveteri e L'Aquila, la delegazione pievigina ha motivato la propria candidatura. Lunedì si conoscerà la decisione.
Torniamo a Treviso ora. Questa mattina nella chiesa di San Martino l'ultimo saluto al giornalista Vittoria Magno, 90 anni, pioniera del giornalismo in rosa, è stata la prima donna veneta ad essere iscritta all'albo professionisti dell'ordine dei giornalisti. Nata in provincia di Imperia, si trasferì giovanissima a Treviso e fu la prima donna assunta alla redazione cittadina del Gazzettino. Nella sua lunga carriera, premiata nel 2012 dall'ordine dei giornalisti del Veneto, Vittoria Magno è stata impegnata anche sul fronte sindacale, occupandosi anche della cassa di assistenza integrativa dei giornalisti. Per tanti anni è stata attenta testimone dei cambiamenti della città di Treviso, ma si è occupata anche di cultura, moda ed enogastronomia, essendo anche accademica della cucina italiana, delegazione di Treviso. Questa mattina, per l'ultimo saluto, oltre a familiari ed amici, anche tanti colleghi di ieri e di oggi. Torna al Teatro Comunale di Treviso il concorso Toti dal Monte. L'amministrazione comunale e il Teatro Stabile del Veneto guardano con ottimismo ai prossimi mesi. Per il Comune è una promessa mantenuta, per la città una scommessa sul futuro a cui si vuole fortemente guardare con ottimismo. Al Teatro Comunale di Treviso torna il concorso Toti dal Monte, iscrizioni gratuite quest'anno dal 12 aprile, audizioni dal 7 al 12 giugno. Quest'anno ovviamente il concorso riprende dopo un paio d'anni di interruzione, siamo appunto alla 49esima edizione, è un concorso internazionale quindi con provenienze anche internazionali, ci auguriamo ci siano ovviamente in base a quello che sarà l'evoluzione della fase pandemica. Un concorso internazionale e su questo punteremo molto, tanto che infatti anche nella giuria ci saranno importanti direttori artistici di teatri internazionali, vorrà dire anche, se ovviamente le condizioni lo permetteranno, ma noi guardiamo positivamente al futuro, almeno 100 artisti, insomma relativi poi accompagnatori che visiteranno e conosceranno la nostra città. Artisti che concorreranno per i ruoli del Don Pasquale di Donizetti, opera che debutterà nella stagione 2021-2022 al Comunale di Treviso e nel cartellone di Padova. Teniamo duro che poi le novità per Treviso anche dal punto di vista produttivo saranno veramente tante. Teatri che continuano a rimanere chiusi ma vivi grazie agli spettacoli via streaming. Il successo non era sperato nelle dimensioni che effettivamente poi ha avuto. È un'opportunità, noi la vediamo come tale. Noi investiremo ancora in questo tipo di iniziativa che in una fase in cui le sale sono chiuse al pubblico ci ha comunque consentito di tenere vivi i rapporti lavorativi, prospettive occupazionali, dando una prospettiva a tutti gli artisti e i tecnici che altrimenti sarebbero stati fermi, immobili a casa. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. La cronaca in primo piano, una valanga, travolto e ucciso Etienne Bernard Kleinber, maestro di sci e guida alpina di Campitello di Fassa in provincia di Trento. Il giovane era salito al Passo Pordoi per un'escursione sci alpinistica ma non è più rientrato a valle. È stata la fidanzata dopo le 17 di ieri a dare l'allarme. Le squadre del soccorso alpino attivate per tutta la notte hanno perlustrato la zona individuando bastoncini ed occhiali nel punto in cui si è verificato il distacco di una grossa valanga in uno dei canali nei pressi di Torre Roma, lato est del Pizboe, verso Arabba. Il contatto con il telefono del giovane ha fatto il resto, ma nella notte le pessime condizioni meteo hanno reso impossibile il recupero del corpo del 27enne che è stato eseguito nel pomeriggio tra la Forcella Pordoi ed il SAS de Forcia. Strascico di polemica dopo la due giorni di vaccinazioni agli over 80 organizzata dai medici della medicina di gruppo di Cavarzano in città. No, non ci sono anziani di serie A e anziani di serie B, come qualche over 80 ha dichiarato dopo la sperimentazione vaccinale autorizzata alla medicina di gruppo di Cavarzano, ma a margine di quell'operazione è divampata la polemica sulla quale interviene il presidente provinciale dell'Ordine dei Medici di Belluno. È stato sicuramente un cortocircuito comunicativo. È stato fatto prima una sperimentazione, prima in Veneto, perché non ho notizie di analoghe attività. Quello che è stato fatto è comprensibile, un errore di, se così lo vogliamo chiamare, di percorso è stata la non comunicazione a coloro che sono gli attori sul territorio della vaccinazione, cioè i medici di medicina generale. È stata una sperimentazione, ma la notizia non è passata sotto traccia. Gli anziani, tutti fra lunedì e martedì, si sono rivolti in massa ai propri medici di base per chiedere il vaccino che al momento non è disponibile. Il tutto poteva essere gestito
non solo per poi la chiamata da parte degli over 80 agli ambulatori nel territorio, ma con una corretta informazione, in modo che la risposta sarebbe stata adeguata e informata su quello che era la tipologia, l'entità, lo scopo di quella vaccinazione. L'obiettivo, ribadisce il dottor Capelli, è vaccinare la stragrande maggioranza della popolazione con progressione in base al rischio. Di qui in avanti si aprono altri scenari con l'arrivo di altri vaccini, come quello di Moderna, che ha minori restrizioni operative. Nel tempo, mi auguro il più breve tempo possibile, sarà sempre lungo perché non sarà domani, sarà nell'ordine di mesi, sarà attivata la vaccinazione verso le diverse fasce di popolazione a rischio. Ad esempio, per il criterio età, dai, prima verranno trattati, almeno per quanto noto attualmente, gli over 80, poi gli over 70 e poi gli over 60. Riguardo ai dubbi sul vaccino, il dottor Capelli ricorda che esiste un sistema di vigilanza al quale possono accedere anche i cittadini. È ovvio che adesso ci sono interessi di corsa, ma al vaccino, ma non è fattibile di vaccinare dalla sera alla mattina con uno schiocco di dita la popolazione. 10 filmati che da domani cominceranno ad essere diffusi da Confartigianato per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti di chi fa del lavoro manuale il proprio destino. The Artibus, 10 video ideati e realizzati da Confartigianato Belluno per dare fiato a un comparto sì resiliente, ma in gravi difficoltà. Abbiamo fatto dei video a 10 imprese nostre associate selezionate, e queste imprese trasmettono la storia, la resilienza, la speranza nel futuro e la sicurezza che l'artigianato abbia molte cose da dire. Storie che vanno dall'orificeria alla falegnameria, dal ferro battuto alla panificazione, dalla pasticceria al fitness, dove però le attività sono chiuse dall'inizio della pandemia e non hanno più aperto, dalla legatoria alla sartoria. Il più portabandiera è iscritto all'associazione da 55 anni e in occasione delle sue vacanze in montagna ebbe modo di vestire anche Papa Wojtyla. Ha la mano, veramente un signore, non perché è Papa, perché è santo adesso, ma veramente quella forma. La speranza è quella che si possa ripartire, forti di esperienze come questa, ma anche di tanti giovani che hanno voglia di fare. Siamo sicuri che dopo la pandemia ricominceremo, ma sicuramente ricominceremo in un altro modo. Ed era questo l'ultimo servizio. Grazie per essere stati con noi. Come sempre, in chiusura, le previsioni del tempo con il meteo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Ancora tempo per lo più stabile sul nostro territorio. L'aria fredda giunta nelle scorse ore continuerà però ad affluire, con il risultato di un clima sempre piuttosto freddo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 15 gennaio ci mostra un ampio soleggiamento ovunque, tuttavia al mattino il cielo potrebbe risultare alquanto grigio e nuvoloso, ma senza piogge, maggiori schiarite con il passare delle ore. Temperature minime ancora sotto zero dappertutto, valori massimi invece tra i 2 e i 6 gradi. E la situazione sarà simile anche sul Friuli Venezia Giulia, qui però sarà soleggiato già in mattinata, salvo per qualche locale foschia in pianura, ma in rapido dissolvimento. Temperature minime fino a meno 2 gradi, massime invece sui 4-5 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove il tempo risulterà decisamente anche qui stabile, con tanto sole dappertutto, vedete, il cielo sarà sereno o al massimo velato. Temperature minime intorno ai meno 5 gradi, massime sui 2 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antena 3.